Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, l'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Con la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi. E il Verbo si fece carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae, ad te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Fra poco questa venerata icona lascerà il santuario e farà tappa oggi e domani presso l'opera di Padre Pio, la casa sollievo della sofferenza. La Madonna si fermerà in questo luogo e noi con fede vogliamo sperare che ci ottenga tutte le grazie che chiederemo per sua intercessione.
E prima di partire da qui vogliamo ancora una volta fare il nostro atto di affidamento a lei, al cuore immacolato di Maria, regina della Polonia. Madre immacolata, madre di Gesù e madre mia, Maria, regina della Polonia. Prendendo come esempio San Giovanni Paolo II, oggi ti dico: sono tutto tuo. Affido al tuo cuore immacolato me stesso e tutto ciò che sono, la mente, il cuore, la volontà, il corpo, l'anima, le emozioni, la memoria, le ferite, le debolezze, il mio passato sin dal concepimento, il presente e il futuro fino alla mia morte, ogni mio passo, azione, parole e pensieri. Affido al tuo cuore immacolato anche la mia famiglia e tutto ciò che possiedo. Ti affido le mie opere, preghiere e sofferenze. Tu che sei la migliore delle madri, proteggi me e i miei cari da ogni male. Intercedi per le grazie necessarie della conversione e guarigione. Guidaci nel cammino della vita e fa di noi strumenti per costruire il regno di tuo Figlio, Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, da cui proviene ogni bene, la verità e la vita. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. L'icona della Madonna di Częstochowa farà ritorno domani pomeriggio alle 16 qui in santuario. Ed ora procediamo in pace. C'è una